Ci sono diverse città della fotografia, quelle dove hanno operato grandi fotografi, raccontando la vita urbana con grande passione. Pensiamo solo a New York o a Parigi. In Italia Milano è stata sicuramente una di queste città. Ma chi penserebbe a Vancouver, in Canada, come a una città della fotografia? Eppure vi hanno operato grandi fotografi, tra tutti il più famoso è sicuramente Jeff Wall. Ma anche un altro fotografo, in effetti poco noto in Italia, che però ha anticipato di vari decenni un certo modo di intendere la fotografia a colori, quella ad esempio dei New Topographics o della scuola di Düsseldorf o di molta street photography, anche contemporanea. Un fotografo che per quasi mezzo secolo ha fotografato Vancouver nel momento stesso in cui la città stava profondamente cambiando, cercando al contempo di rappresentarne l'aspetto più umano, intimo, nascosto. Il tutto utilizzando una Leica M3 e la pellicola invertibile Kodachrome, dunque a colori, e che colori! Vivaci, intensi, specialmente nei rossi. Nato in Germania nel 1930 e trasferitosi giovanissimo appunto in Canada, Fred Herzog, questo è il suo nome, è uno dei grandi della fotografia a colori. E un libro ne celebra le indiscutibili capacità. Il libro si intitola Modern Color. Andiamo a vederlo insieme. Fred Herzog, secondo la critica Sala Milroy, è il più grande o uno dei più grandi tra i fotografi sconosciuti. Infatti ha raggiunto una certa fama, diciamo che è stato scoperto dal grande pubblico dei fotografi, solo nel 2010, grazie a una mostra tenutasi a Berlino, quando aveva oramai 80 anni. Morirà 12 anni dopo. Pur essendo un fotografo professionista a tutti gli effetti, in realtà lavorava come direttore della Film Division al Dipartimento di Comunicazione Biomedica dell'Università della British Columbia. Insomma, realizzava fotografie e filmati di tipo scientifico e questo però gli lasciava abbastanza tempo libero per tornare a casa, prendere la fotocamera e perdersi, davvero flaneur, nelle strade di Vancouver, senza alcuna committenza o obbligo, solo per se stesso, inseguendo la propria ispirazione. A questo sicuramente si deve in buona parte la freschezza e spontaneità delle sue foto. Il fatto di aver scelto una pellicola come la Kodachrome, poco sensibile e con una scarsa latitudine di esposizione come tutte le invertibili, lo spinse anche a scegliere un approccio molto più meditato. Scattava poco e a ragion veduta, con mano ferma e riflettendo molto prima di premere il pulsante di scatto, sebbene questo approccio lento non sia sempre evidente nelle sue fotografie. Di certo era un uomo metodico. Per la sua attività personale scattava circa 2 rulli a settimana. E questo andò avanti almeno dal 1961 al 1990, il che ha portato alla creazione di un archivio di ben 100.000 scatti. In verità, Herzog ha utilizzato anche il bianco e nero ed era piuttosto abile in camera oscura. Nel libro ci sono diversi scatti monocromatici, ma il grosso delle sue foto è a colori e su diapositiva. Nella sua opera sono evidenti alcune influenze importanti, di cui l'autore stesso parla, quella di Walker Evans e quella di Robert Frank con il suo The Americans, di cui abbiamo anche parlato in un precedente video. Nel libro troviamo una selezione amplissima delle sue fotografie, dagli anni 50 sino agli anni 2000. La parte strettamente fotografica del libro si apre a pagina 39 con la foto di un uomo con le bende che forse sta chiamando un taxi o fermando un autobus. Il punctum della foto è la signora dietro di lui, che pare guardarlo con fare accigliato. E anche la cassetta della posta rossa, un colore che è spesso presente nelle foto di Herzog. D'altra parte il rosso è proprio uno dei colori resi meglio dal Kodachrome. Ci sono alcuni punti fermi nell'opera di Herzog, alcune sue passioni, come le vetrine, ad esempio, specialmente quelle dei negozi di oggetti usati, o quelle dei barbieri. Quest'ultima, tra l'altro, una passione condivisa anche con Walker Evans.
Alle pagine 68 e 69 vediamo appunto due negozi di barbiere, con nella foto di pagina 69 anche il riflesso del fotografo. Questi soggetti tornano anche altrove, come a pagina 84 e 85. Alcuni soggetti Herzog li fotografa più volte, ma non sempre nel libro sono messi vicini. È il caso dei lavoratori intenti a ridipingere una nave. Nella foto di pagina 82-83, la cosa notevole, oltre ai colori, è l'ombra sulla sinistra, deformata dalla posizione bassa del sole e dalla curvatura dello scafo. La stessa situazione torna a pagina 180, affiancata da un muro che richiama una texture affine. Insomma, un dittico su questa texture. Oltre al 50 mm, Herzog usava spesso il 135 mm Leica, come si può presumere in una serie di fotografie, sia sui cartelli stradali e le insegne, sia degli edifici, in cui la compressione dei piani gioca un ruolo fondamentale, come a pagina 110 e 111, 166 e 167 o 204-205. Da pagina 224 a pagina 231 assistiamo a una sorta di breve galleria sulle vetrine, con una particolare enfasi su coloro che guardano quel che c'è dentro le vetrine stesse. Ci sono in particolare vetrine di libri e di giornali. A pagina 238-239 vediamo una foto che richiama Robert Frank, con il braccio di una persona che si intravede dalla vetrina. Uno scatto di grande efficacia, grazie ai colori e alla perfetta composizione. Un altro soggetto molto amato da Herzog sono le auto, con i loro colori e le loro forme. Le riprende nei cartelloni pubblicitari, come a pagina 287, o come rottami, come a pagina 289 e pagina 96, quasi a delinearne il percorso di vita utile. Il libro si chiude con la foto di un ragazzino con i capelli rossi davanti alla vetrina di un robbivecchi, quasi un riassunto di alcuni dei temi cari al nostro autore. Insomma, davvero un libro che può permetterci di scoprire un autore poco noto, ma che invece merita tutta la nostra attenzione. Fred Herzog, Modern Color, Atiekans Editore.